La crisi rallenta in Toscana, ma la situazione è ancora molto grave e non si tornerà ai livelli del 2008 prima del 2014. Lo confermano i dati di uno studio condotto da IRES Toscana in collaborazione con il Dipartimento Lavoro della CGIL. La cassa integrazione ha raggiunto un picco straordinario in Toscana, 54 milioni di euro, con una crescita esponenziale di quella in deroga, che ora rappresenta il 40%. I cassi integrati che rischiano di perdere il posto di lavoro sono 34.000 e se i lavoratori licenziati nel 2010 sono diminuiti, sono aumentati quelli in mobilità, soprattutto nelle province di Pisa, Siena e nel circondario empolese, segno della difficoltà di ricollocare quelli espulsi. Emerge con chiarezza che l'aumento del fisco rispetto all'aumento delle retribuzioni mangia e riduce i redditi dei toscani, soprattutto nel lavoro privato, e questo naturalmente apre alla necessità di piani per il lavoro, riduzione del fisco sul lavoro e sulle famiglie, un piano per l'occupazione giovanile, come sta tentando di fare la Regione Toscana, che noi condividiamo, candidandoci magari a un progetto pilota nazionale, che deve vedere però anche il governo nazionale far qualcosa e non la retorica degli annunci. Ad aggravare la crisi occupazionale giovanile il drammatico calo nel 2010 dell'avviamento degli apprendisti, 10.500 persone in meno rispetto al 2008.